Ciao a tutti, continuiamo con le lezioni e oggi parliamo di un altro grande personaggio del Novecento, Cesare Pavese. È un personaggio che è un po' all'opposto rispetto a Elio Vittorini, di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, e ora vediamo perché. Pavese nasce nel 1908, lo stesso anno di Elio Vittorini, in un piccolo paese della provincia di Cuneo, in quella zona del Piemonte che viene chiamata le Langhe. Attenzione perché questa zona che rappresenta, insomma, l'infanzia è una zona molto importante per la sua produzione e per la sua anche, diciamo, formazione, perché rappresenta la parte mitica, l'infanzia. Ora, vediamo perché è importante. Poi va a Torino e conosce Gobetti, è un grande intellettuale antifascista, e nel 1926 si iscrive alla facoltà di lettere, dove conobbe Giulio Einaudi, quello che poi sarà il fondatore della grande, grandissima casa editrice, appunto l'Einaudi. Sin dagli anni 30, e questa è una cosa che lo accomuna a Vittorini, traduce i grandi romanzieri americani. Abbiamo già parlato del mito americano. Il mito americano abbiamo detto che era sia dal punto di vista letterario, e quindi il realismo, il linguaggio semplice, asciutto, sia dal punto di vista politico, perché rappresentava il mito dell'America, rappresentava la libertà. Lui soprattutto traduce Walt Whitman. Poi comincia a pubblicare le prime poesie. Una delle prime è Mari del Sud e viene messo sotto osservazione della censura fascista. Nel 1935 viene mandato in esilio in Calabria dal fascismo a Brancaleone. Però tutto sommato, poveretto, non aveva fatto nulla. Nel senso, sì, lui era antifascista, però non partecipa mai a nessuna, diciamo, organizzazione. La donna con la quale lui stava in quel periodo era una donna che era, diciamo, faceva parte del gruppo di Giustizia e Libertà, un gruppo piemontese di antifascisti, e lei si faceva recapitare per paura la posta, le lettere a casa di Pavese. Queste lettere sono state trovate a casa sua e ovviamente se la sono presa con lui, ed è stato mandato in esilio dal 35 al 36. Gli è andato bene perché poi al 36 c'è stata una sorta di condono per festeggiare la grandezza fascista, perché siccome l'Italia aveva conquistato l'Etiopia, e quindi per festeggiare molti di questi, diciamo, prigionieri mandati in esilio, reati molto lievi, sono stati liberati e, diciamo, per fortuna Pavese riuscì a tornare a casa, solo che quando tornò questa ragazza la trovò sposata con un altro, quindi lui, diciamo che bene bene non la prese. E nel 1936 pubblicò una raccolta poetica, Lavorare stanca, ed era una raccolta anti-ermetica, nel bel mezzo dell'ermetismo. Questa era la caratteristica vera, principale di Pavese, di essere un personaggio realmente controcorrente. E ora lo vediamo. Non partecipa alla resistenza, lui, diciamo, non prende mai una vera e propria decisione, si rifugia, si nasconde, e questo suo senso di colpa, questo suo nascondersi, lo mette nel suo romanzo La casa in collina. Dopo la guerra diventa famosissimo. Poi nel 1948 si trasferisce a Roma e pubblica La casa in collina, appunto. Si iscrive al PC e fa parte di quegli intellettuali che si iscrivono al PC pur non essendo marxisti, pur non essendo veramente comunisti. Abbiamo visto anche Vittorini si iscrive al PC, ma anche Calvino si iscriverà al PC. Questi non sono, diciamo, comunisti veri e propri. Si iscrivono al PC perché fortemente antifascisti, quindi è la cosa più all'opposto. È come se uno si mette a tifare Inter perché, non perché è interista, ma perché odia la Juventus. Scusate, il paragone è proprio bestia, ma mi è venuto questo in questo momento. Nel 1950 pubblica La luna e Falò, è un romanzo in pieno neorealismo. E nel 27 agosto del 1950 viene trovato morto in una stanza d'albergo a Torino. E probabilmente lui lascia anche una lettera, un
molto breve, dopo un'altra delusione d'amore, però ovviamente non si può diciamo imputare tutto alla storia d'amore andata male. E lui già aveva mostrato segni di stanchezza nei confronti della vita. Allora, perché vi dicevo innanzitutto che Pavese è un grandissimo intellettuale, veramente, profondamente controcorrente? Perché negli anni 30 abbiamo in Italia l'ermetismo e lui pubblica una raccolta poetica profondamente anti-ermetica. Poi, nel momento in cui tutti gli intellettuali antifascisti si avvicinano alla resistenza e partecipano alla resistenza, lui si nasconde. Muto, si nasconde. Negli anni 50, nel bel mezzo del neorealismo, lui cosa fa? Parla dei miti, parla dell'animismo, parla dell'irrazionalità. Quindi ha, diciamo, tutta la sua produzione, tutta la sua riflessione è stata veramente e profondamente controcorrente. Per capire Pavese dobbiamo considerare due termini, diciamo così, mito e ragione. Il mito cos'è? Il mito per lui è l'infanzia, appunto abbiamo detto, le infanze sarebbero le langhe, la collina, rappresenta il vitalismo, il sesso, la violenza, la parte appunto vitalistica, ed è la parte irrazionale, quindi abbiamo detto l'infanzia e quindi le langhe. Poi abbiamo invece la ragione non è più l'infanzia, ma è quando lui era adulto, non sono più le langhe, ma è Torino, la città, la ragione, quindi la parte adulta, la parte riflessiva. Lui cerca di mettere d'accordo mito e ragione, ma non ci riesce, questo è il punto, cerca di trovare un punto d'accordo. Lui dice che tutto è infanzia dentro di noi e quindi, siccome non riesce a recuperare l'infanzia, lo fa tramite la poesia. E quindi la poesia non è altro che il ricordo, recupero dell'infanzia. E già, se vi ricordate, una cosa del genere, un po' diversa, l'aveva fatta con la poetica della rimembranza, Leopardi. E quindi invece, da adulti invece si è trapiantati, lui usa... Lui usa una metafora, è come un albero che è tolto dal sradicato e viene piantato da un'altra parte. Quell'albero soffre quasi fino a morire, perché non è lì, è stato tolto. E quindi la vita non è altro che uno sradicamento dall'infanzia ed essere trapiantati da un'altra parte. E però l'operazione non riesce quasi mai. I temi, diciamo, della riflessione di Pavese abbiamo la solitudine, l'autobiografismo e il mito. La solitudine è una solitudine, diciamo, personale, ma è una solitudine anche dell'uomo in generale. L'uomo non riesce a comunicare, non riesce a farsi comprendere e quindi si isola, soprattutto lui è l'opposto da questo punto di vista di Vittorini. Vittorini è un grande organizzatore di cultura, è un uomo pubblico e abbiamo detto nella lezione precedente è il guru degli intellettuali italiani negli anni 50, lui invece no, lui è molto più riservato, molto più chiuso, scappa dal mondo. L'autobiografismo. Proprio per questo ci sono sempre in lui personaggi che scappano. In un primo momento scappano e poi cercano di ritornare. Quando cercano di ritornare si accorgono che tutto è cambiato e che niente più può essere come prima. Quindi c'è il tema del distacco, colui che scappa, colui che se ne va, che lascia la terra. Il tema del distacco c'è anche nel tema del distacco dall'infanzia, dalle langhe. Sempre l'albero, vi ricordate l'albero che è stato sradicato? C'è sempre questo tema del distacco, dell'albero sradicato. Poi cerca di recuperare, di riportare, diciamo, quest'albero all'indietro, ma non ci riesce, non è più niente più come prima. E poi c'è il mito che rappresenta la parte irrazionale, il destino dell'uomo. E così come per Vittorini e anche per Pavese c'è questo equivoco. Alcuni libri lo mettono nel neorealismo, ma
assolutamente, Pavese non ha nulla di neorealismo, nemmeno il linguaggio è simbolico, è mitico, no? L'attenzione appunto al mito fa sì che lui non è un neorealista. Però io nella lezione precedente l'ho detto, magari è una provocazione, ma è come la penso io. Secondo me in Italia la letteratura neorealista veramente non è esistita. Comunque, ne possiamo parlare. Per quanto riguarda la poesia, vediamola la produzione. La prima raccolta è Lavorare stanca ed è del 1936, nel bel mezzo dell'ermetismo imperante. L'ermetismo, che cosa abbiamo detto? Una poesia aristocratica, per pochi, una poesia chiusa, difficile, molto molto breve. Invece lui cosa fa? La poesia racconto, una poesia lunga, la prosa, scusatemi, il verso molto lungo, quasi vicino alla prosa. Addirittura nella sua poesia ci sono i dialoghi, cosa che non si era mai visto prima. Lui parla invece di osterie, delle periferie, delle campagne, quindi figuratevi se l'ermetismo poteva parlare di cose del genere. Però non c'è la rinuncia, non c'è la denuncia neorealisti. I temi possono sembrare neorealisti, ma non sono neorealisti. C'è magari il simbolo, un po' come l'aratro di Pascoli, ve ne ricordate? Viene utilizzato un simbolo, ma non per la denuncia, ma sempre per il tentativo di recupero. Siccome siamo nel bel mezzo del neorealismo, lui scrive una cosa completamente diversa. Prima della Seconda Guerra Mondiale non lo calcola nessuno. Il mito è sempre quello americano, il mito, la poesia racconto è il mito americano, è il linguaggio asciutto, è appunto che proviene dal modello americano. In questa poesia ci sono tutti i grandi temi di Pavese, ci sono le figure femminili legate alla terra, all'infanzia, alla figura della madre, il vitalismo, la forza, sono tutti temi che saranno sempre presenti sia nella prosa che nella poesia di Pavese. Poi l'ultima raccolta poetica è Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, del 1950, che viene pubblicata postuma. È dedicata alla relazione tormentata con un'attrice americana, Constance Dowling, scusate il mio inglese. Lui diciamo che con le donne non è che ha avuto un granché fortuna. È quasi una, diciamo, raccolta profetica, perché poi lui si suicida proprio a causa, in parte, diciamo, a causa di questa delusione d'amore. Quindi questo titolo, Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, dedicata a questa donna, è quasi come fosse una profezia. Dopo la guerra, abbiamo detto, ora passiamo alla prosa, prima della guerra nessuno lo calcolava, dopo la guerra, nel momento in cui lui, scusatemi, un passo indietro, alla poesia. La poesia racconto, la poesia lunga, lui è nel 36, quando c'era l'ermetismo. Quando negli anni 50 invece c'è la poesia lunga, la poesia racconto, lui cambia completamente e torna alla poesia molto più breve, molto più simbolica. Quindi lui non si adegua mai alle correnti letterarie del periodo. Anche la prosa è così. Negli anni 50 siamo in pieno neorealismo, ne ho parlato nella lezione precedente di Vittorini, se vi va andatevelo a vedere. Ed è invece lui, quando tutta l'Italia, e non solo, parlava della resistenza, della guerra, di aiutare il popolo, di una letteratura impegnata, lui invece parla del mito, dell'animismo, parla di miti ancestrali e scrive Dialoghi di Leuco tra il 1945 e il 1947. Chi è questa Leuco? Con certezza non lo sappiamo. Potrebbe essere la donna di quel periodo che si chiamava Bianca, e in greco Bianca si dice Leukos, quindi potrebbe essere. Oppure la ninfa Leucotea, che interviene in questi 27 dialoghi, potrebbe anche essere. Però quando c'è Pavese di mezzo è meglio non fare grosse supposizioni, perché non possiamo avere la certezza. Anche in questo caso, nonostante stiamo parlando del mito, ci sono i grandi temi di Pavese. Quindi il senso, la violenza, il destino ritorna molto spesso in Pavese. E poi ci sono i
due, diciamo, due opposti, gli uomini e gli dèi, sempre ci sono queste coppie che lottano tra di loro. Pavese ha scoperto il mito durante, diciamo, la resistenza, mentre gli altri combattevano lui era nascosto in Piemonte, nelle Langhe, e si nascondeva e ha trovato il mondo contadino che era fortemente diciamo mitologico, diciamo che, cosa voglio dire, che conservava ancora i simboli ancestrali che si perdevano nella notte dei tempi. Per quanto riguarda la prosa, abbiamo Paesi tuoi, del 1941, ed è forse il più vicino al neorealismo, anche se ancora il neorealismo nel 1941 non è di fatto esploso. Poi abbiamo nel 1948 La casa in collina, ed è un romanzo autobiografico. È un intellettuale che scappa nelle colline piemontesi per sfuggire ai nazisti, e sì, alla fine si nasconde. Questo protagonista, Corrado, è in contatto con alcuni antifascisti, solo che gli altri decidono la strada dell'insurrezione armata, lui li lascia stare e si nasconde. Il tema dominante è la vergogna di colui che non sa agire, che non riesce a prendere una posizione. Nonostante ambientato durante la Resistenza, non è assolutamente un romanzo neorealista. Anche qui i temi sono sempre quelli, la terra, il destino, diciamo l'infanzia perduta. Poi abbiamo il suo romanzo più famoso, La luna e falò, che è stato pubblicato appunto nel 1950, anno della sua morte. Anche qui c'è il tema del ritorno. E il protagonista, Anguilla, è un ragazzo che poco prima della guerra era scappato, era andato in America, poi lì aveva fatto fortuna e torna indietro nelle Langhe. E un suo amico d'infanzia, Nuto, gli racconta tutto ciò che era accaduto nel frattempo, mentre lui non c'era. Anche qui si gioca sull'assenza, sulla fuga. È un viaggio all'incontrario, il ritorno. Vi ricordate Conversazione in Sicilia? Anche lì è un ritorno alla Sicilia, solo che lì è un tema del viaggio per ricostruire. Lui, dopo il viaggio a Vittorini, è una persona diversa, c'è la ricostruzione. Invece in Pavese no, c'è la distruzione. Attraverso il viaggio c'è la presa di coscienza che non si può più ricostruire, che nulla è più come prima, e c'è l'amara delusione. E il mondo che cerca lui è quello dei contadini che guardavano la luna e facevano i falò in segno, diciamo, propiziatorio, nel senso per cercare fortuna per dei buoni raccolti, e incendiavano i falò. E alla fine anche il romanzo finisce con un incendio di una casa, sempre il fuoco, quello era il fuoco contadino per portare bene, diciamo così, questo era il fuoco distruttivo, il fuoco non più del mito, perché quel mito non può più essere recuperato, è perduto per sempre. Quindi il fuoco, l'incendio della casa rappresenta che tutto è distrutto. E proprio per questo, diciamo, per certi versi è l'opposto di Conversazione in Sicilia. Pavese è un personaggio grande, centrale, e dopo la sua morte divenne un personaggio anche molto, molto studiato. Ed è uno dei grandi del Novecento come esiti artistici. Pittorini più come, diciamo, organizzatore di cultura, però secondo me non raggiunge le vette artistiche di Pavese, però ovviamente questa è la mia idea. Per oggi ci fermiamo qui, vi ricordo che nel mio sito www.adrianodigregorio.com trovate tutti i riassunti delle mie lezioni, quelle vecchie, potete scaricare a man bassa, tutto gratuito, senza iscrizione, senza login, senza niente. Vi ricordo anche che nel gruppo Facebook Le lezioni di Adriano Di Gregorio, se volete potete chiedermi qualunque cosa per sapere cosa accade, potete iscrivervi.
E infine vi ricordo il mio ultimo romanzo, libro, La storia raccontata ai ragazzi, tratto dalle mie lezioni di storia, quindi come le racconto io. Semplici, credo, spero, chiare e soprattutto così, con sorriso sulle labbra. Poi se lo leggete fatemi sapere. Grazie a tutti!